Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio intorno alle 17 sul viadotto Morandi, uno degli snodi più cruciali della viabilità di Agrigento. L'incidente ha coinvolto uno scooter e una Fiat Panda. Presumibilmente l'autista della vettura avrebbe tamponato il motociclista, un uomo di 43 anni, che perdendo il controllo della moto ha sbattuto violentemente nel guardrail e nell'impatto ha perso un braccio che è volato giù dal viadotto. Dopo circa un'ora è stato recuperato dai vigili del fuoco e insieme trasportati d'urgenza in ambulanza al civico di Palermo con la speranza di rimpiantarlo allo sfortunato motociclista. Non è stato possibile il trasporto in elisoccorso a causa delle condizioni meteo avverse. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il centauro immediatamente all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, i vigili del fuoco, polizia e vigili urbani. La polizia stradale sta ora cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente, mentre gli agenti regolano il traffico per evitare ulteriori disagi.